La grande cattedrale di pietra, così come anche definita la roccia di Ponte Giardini ad Abriola, sarà protagonista dello spettacolo multimediale presentato dall'amministrazione comunale nel corso di un incontro con i giornalisti, a cui ha preso parte anche l'ideatore e lo sceneggiatore della rappresentazione, Mariano Schiavone. Il costone roccioso alto 96 metri circa prenderà vita i prossimi 28 e 29 agosto, come è stato spiegato, attraverso un racconto che farà sintesi della storia e della tradizione. L'iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dall'amministrazione comunale per i festeggiamenti di San Valentino, patrono di Abriola. L'idea nasce dall'animare un luogo particolare, definito da me personalmente la Grande Cattedrale di Pietra. È un luogo che racconterà parte di una storia di questo paese e parte sarà magia, sarà un racconto tra le stelle, un cammino che ogni uomo, ogni bambino poi ha conosciuto nella sua infanzia e che si è portato dentro per tutta la vita. Non è una banalizzazione di un racconto, rappresenta la tipicità di un luogo. Tanti luoghi oggi vengono raccontati e rappresentati in questo modo, ma è solo un modo per rappresentare, per far conoscere la tipicità di un luogo. Un nuovo modo di realizzare le nuove azioni di marketing turistico sul territorio e si inserisce in un contesto naturalistico, sarà rilanciato una location, un sito di grande rilevanza anche di natura storica e artistica. Quindi insieme ai nostri grandi attrattori turistici del comprensorio Sellata Pierfaone ci sarà quest'altra azione che metteremo in campo e grazie anche al momento cogliamo anche l'occasione dell'Unione dei Comuni insieme agli altri attrattori del comprensorio Camastra Basendo realizzeremo un organismo di gestione che andrà a cogliere l'opportunità Matera Capitale della Cultura 2019.